Bentornati in questo canale di CMC, ragazzi. Ben ritrovati in questo nuovo video, signori. Siamo tornati con la 22esima. Spero di ricordarmi giusto, settimana del Weekend NBA. Fatto sta, nuovo lunedì, nuova settimana, nuovo video, as always. E vorrei nuovi 800-900 mi piace, come state facendo sempre praticamente, a parte qualche video che ogni tanto è stato colpa anche delle feed di YouTube o altre cose in concomitanza quel giorno lì. Ma devo dire che siete stati sempre dei martelli pneumatici con i mi piace. Spero di continuare anche questa settimana con una settimana, devo dire, ricca di cose, come sempre. Avete visto dal titolo, già vi fa capire l'ignoranza di questa settimana. Prima di cominciare ad andare più o meno nel dettaglio, vi ricordo che questo pomeriggio 15:30 settimana, perché probabilmente sarò via fino a poco prima, quindi 15:30 sarò in live su NBA 2K per giocare un po' di carriera, perché non ci gioco da una vita, quindi dobbiamo un po' portare avanti questa serie, perché sennò i playoff con Philadelphia non ci arriviamo manco morti. Quindi ci vediamo lì per chi vuole vedersi la carriera e magari poi giocare un po' con me al parco, perché là, se volete giocare con me, io su Twitch ogni tanto ci gioco. Detto ciò, partiamo dagli argomenti del titolo, ovvero la maxi rissa, o comunque non maxi, ma una rissa non semplicemente facce cattive e spintone, ma è volato a vuoto, ma anche qualche pugno qua e là a mano chiusa di Ibaka con Marcus Chris. L'ho rivista 10 volte e non ho ancora capito il perché sia partita questa cosa. Ibaka ha sospeso un po' di partite, Chris semplicemente espulso perché più di tanto ha reagito, ma voglio dire, se Ibaka che ti arriva in quella maniera lì è anche difficile non reagire. Ibaka noto per la sua cattiveria in queste risse, poi non è che sia poi di questa paura così, perché la volta che ha fatto rissa con James Johnson, che è cintura denaro di karate, ha fatto tanto il grosso, questo gli ha detto vai via, se no ti riempio di mazzate e ti ammazzo, e ha fatto un po' meno il grosso e sparito. Quindi Ibaka non lo capisco sinceramente. Fatto sta, parapiglia generale, casino, tutti lì, spintoni, gente che è vicino ai tifosi, poi tra l'altro è sempre brutto quelle cose lì, quindi abbiamo cominciato così la settimana praticamente. L'altra cosa che ha fatto molto parlare di sé questa settimana sono stati, durante la partita Oklahoma City Utah Jazz, se non sbaglio vinta da Utah, potrei sbagliarmi, una coppia sposata tra le prime file all'interno del palazzetto di Utah, che insulta in maniera a quanto pare chiaramente razziale Russell Westbrook. Russell Westbrook, che è il classico, e quando gioca con te nella tua squadra, che tifi o sei nell'ambiente degli OKC, è il tuo idolo, il tuo dio e unica ragione di vita. Quando sei con gli avversari lo odi a morte per come gioca, per quello che dice, per quello che fa in campo. È un classico, quindi c'è di fondo un motivo se viene così tanto odiato. Ciò non toglie che questo tipo di insulti sono completamente fuori dal mondo nel 2019. Inginocchiati come si faceva una volta. Allora, la zona dello Utah, tra l'altro, dei mormoni, non è esattamente nuova a questo tipo di scene, ecco, diciamo anche questo, quindi insomma, sì, vabbè, Stati Uniti sono molto grandi, non voglio addentrarmi in cose politiche e cose del genere. Fatto sta che Russell Westbrook giustamente ha riportato questa cosa, si è incazzato a bestia proprio durante la partita, gli ha detto ti faccio un culo se ci vediamo fuori dalla palestra, vi spacco la faccia a tutti e due, moglie e marito compresi, che sono stati bannati, forse solo lui a dire la verità, sono stati bannati a vita dalla Vivint Home Smart Arena, lì come si chiama, insomma l'arena degli Utah Jazz, mentre Russell Westbrook ha preso un $25,000 di multa perché si è rivolto in maniera scurrile, diciamo così, ai tifosi. E ha fatto molto parlare questa cosa, non tanto per gli insulti razzisti, quanto più che altro perché effettivamente i giocatori, se hanno a che fare con il pubblico, vengono multati, mentre il pubblico, se ha a che fare con i giocatori, passa tutto liscio. Ed essendo il pubblico a mezzo metro, effettivamente mezzo metro dal campo, o a 20 centimetri dalle panchine, questo non va bene. C'è stata quella scena ancora, quasi ancora più orripilante, del bambino che spinge Russell Westbrook, o comunque non è un toccare come per dire oh mio Dio, il mio idolo, lo tocco, è vero, non è solo nel videogame o nei poster che ho in camera, no, è stato proprio spinto via, e il papà quasi contento che sorride accanto a lui, e Westbrook che giustamente, sempre lui, ripeto, ci sarà un motivo perché c'è sempre lui di mezzo, però anche lì Westbrook che fa due chiacchiere con papà e dice oh, ma sei fulminato? Cioè sei scemo? Cioè è tutto paonazzo, il papà seduto così in prima fila. Sono scene raccapriccianti secondo me, soprattutto perché quel bambino
si sa di chi è colpa. Non è che di suo gli viene da spintonare un giocatore, cioè si sa di chi è colpa. Questo che li insulta così, cioè robe angoscianti nel 2019. Si è parlato molto, spero che anche per i tifosi ci sia un po' più, non so se una multa, non so se un ban all'arena, non so se un rincaro dei prezzi dei biglietti, non so se i microfoni vicino alle panchine, non lo so. Però qualcosa va fatto, perché effettivamente da questo punto di vista gli atleti sono molto indifesi rispetto ai tifosi. Ci sta la provocazione, ci sta la presa per il culo, ci sta il buba, traitor, cori, cose del genere, quelle ci stanno, sono il ruolo dei giocatori è giocare, il ruolo dei tifosi è tifare, quindi ci sta quello. Ma se arriviamo a queste cose qui, allora è indecente la cosa. Parlando ora più di basket giocato, abbiamo Lou Williams che ha aperto e chiuso questa settimana, partendo da lunedì a domenica, praticamente diventando il miglior realizzatore dalla panchina della storia dell'NBA con più di non mi ricordo quanti punti, perdonatemi, casomai ditemelo voi nei commenti, vincendo tra l'altro la partita con Boston, facendo 140-125 tipo punteggi, punti a profusione. I Celtics perdono un'altra partita abbastanza e si chiude sempre lui la settimana proprio questa notte con il buzzer beater contro Brooklyn, una tripla, non dico cadendo per terra, ma comunque abbastanza in fadeaway, da un buon metro dietro la linea da tre punti americana, un canestrone della Madonna proprio sulla sirena. E Williams sta cercando di rovinare la stagione da sesto uomo dell'anno di Derrick Rose, potrebbe effettivamente vincerlo di nuovo lui, se lo meriterebbe sicuramente, però un gran traguardo da parte di Lou Will, e i Clippers si sono qualificati con questa vittoria, poi oltretutto si sono qualificati ai playoff al 100% secondo me, a differenza dell'altra squadra di Los Angeles che non menzionerò oggi perché non voglio tirare fuori altre problematiche, meno male che sono da solo oggi, che invece i playoff non li fanno, perdono a New York contro i Knicks, e basta dire questo per sintetizzare la situazione. Altra cosa importante, devo dire inaspettata, successa questa settimana, sono le 4 triple doppie consecutive di Elfrid Payton. Così, dal nulla, a febbraio questo ha detto: ehi, ma io so giocare a basket, facciamo una settimana da 4 triple doppie in 7 giorni praticamente, così. 4 triple doppie di fila di Elfrid Payton con il career high anche di Julius Randle, ovviamente ormai Pelicans, fatemi controllare il record, sono comunque fuori dai playoff, quindi si parla sempre 30-42, però sono cose che vanno tenute a mente. Ci sono stati un altro paio di scontri diretti tra l'altro in questa settimana in ottica classifica playoff. Abbiamo avuto i Warriors che vincono senza Durant, segnatevi, ricordatevi queste parole, vincono senza Durant contro Houston e contro Milwaukee. Due campi e due squadre non esattamente, no, materasso all'interno dell'NBA quest'anno. Senza Durant vincono entrambe le partite. Altro scontro diretto è stato questa notte quello tra Bucks e Sixers, con la vittoria dei Sixers in una partita assurda, nel senso con score incredibili, perché Embiid fa una partita da quasi 40-20 e 10, scherzo, non è così, 40-15 è qualcosa, però per capirsi il tipo di partita è di quel tipo lì, quindi una roba assurda, porta a casa la vittoria contro Antetokounmpo che fa il career high, nuovo suo career high di 52 punti. Signori, questo fa 52 punti senza tirare da 3 e tirando raramente da fuori perché non siamo capaci, perché probabilmente le mani sono troppo grandi rispetto alla palla e non riusciamo a tirare perché ci diamo dentro, la teniamo come un'arancia quella palla. Qui c'è 52 punti senza praticamente tirare, segnare più che tirare da fuori. Bene, questo è un disastro. Ormai il più probabile candidato all'MVP rimane appunto Giannis, anche se i Bucks in queste ultime settimane, anche in questa e anche nell'altra, hanno forse un pelo tirato il freno a mano, magari in ottica playoff, e magari sarà una buona idea, non lo so. Però
effettivamente è così, è stata persa qualche partita di troppo. Ad inizio settimana, sempre parlando di scontri diretti, c'è stata invece Pistons-Nets, vinta dai Nets, anzi stravinta dai Nets in casa loro, se non sbaglio, tipo di 30, addirittura una super partita da parte dei Nets, con uno score molto equilibrato, non è che D'Angelo Russell ha fatto 40, mi ricordo tipo 6 giocatori con 12 punti, tipo una cosa del genere, i Pistons non pervenuti, e sembrava il momento decisivo del sorpasso da parte di Brooklyn in classifica, che arriva sesta all'interno dei playoff. Poi invece Pistons reagiscono dopo aver perso di 30 anche a Miami, invece Brooklyn dopo la vittoria si rilassa e perde, adesso hanno 3 sconfitte di fila per dire, e tornano a record pari, ma soprattutto tornano alla settima piazza. È ancora tutto aperto, però sembravano aver fatto il passo decisivo per arrivare sesti, adesso sono di nuovo lì un po' nell'amalgama del sesto, settimo, ottavo, nono posto, che non si sa bene cosa ne viene fuori. Infatti nella Eastern Conference, alla fin fine, pur avendo squadre chiaramente peggiori di quelle della Western Conference, abbiamo un'indecisione leggermente più elevata all'interno di chi va ai playoff. Poi le posizioni sono già abbastanza sgranate, però c'è spazio ancora per 10 squadre, diciamo, nel senso che Charlotte, Magic, Heat, Nets e Pistons si stanno giocando, chi più chi meno, alla decima posizione, mentre nella Western Conference ormai le 8 che fanno i playoff potrebbero interscambiarsi tutte, questo è vero, però le 8 che fanno i playoff sono già state decise, perché mancano 15 partite, 12, 13, quindi mancano poche partite alla fine della stagione regolare, e abbiamo 6 partite di distanza tra l'ottava e la nona, che, credetemi, nella Western Conference è un buco non indifferente. Quindi credo che Kings, Timberwolves, Lakers, Pelicans e via via tutti gli altri abbiano già bellamente abbandonato le speranze di playoff. Poi bisogna vedere queste 8 come si intermischiano, anche se non in italiano, tra di loro. Parliamo velocemente del quintetto della settimana, perché come sempre abbiamo già menzionati, ma direi che Elfrid Payton 4 triple doppie non puoi non metterlo, poi si vince e si perde in quel di New Orleans, anzi devo dire che adesso vedendo la streak si perde e basta, 6 sconfitti di fila, però oh. Dopo il Frido ci mettiamo chiaramente Lou Williams per il game winner, per la stagione dei Clippers, per il record che ha superato, chiaramente se superi un record è merito, ti meriti di finire nel quintetto della settimana. Stesso motivo attento Kumpo, perché ha fatto il carry rai, anche se si poteva metterlo, si può metterlo ogni settimana, ma se fai il carry rai meriti di essere nella cosa. Mi verrebbe da mettere anche Julius Randle, così mettiamolo anche lui. Voglio mettere DeMarcus Cousins, perché nello scontro diretto contro Houston, rematch delle scorse Conference Finals, ha fatto una signora partita, e anche quella dopo contro Milwaukee sta cominciando a ingranare. Ha fatto il season high da 27 punti questa settimana, quindi secondo me si merita finalmente di stare nel quintetto della settimana, ed è molto pericoloso dire queste cose, perché se anche lui comincia a ingranare le cifre più o meno come quelle dell'anno scorso, è un disastro. E per concludere volevo dare un premio a qualcuno di Detroit, a qualcuno di Brooklyn, però entrambi hanno fatto delle sconfitte in questa settimana veramente imbarazzanti, quindi piuttosto diamo una copartecipazione a DeRozan e a LaMarcus Aldridge, che firmano l'ennesima stagione a record positivo degli Spurs, tipo dopo 22.000 anni da quando è vivo Greg Popovich, che fanno la stagione a record positivo, e soprattutto sono 8 win di fila e ancora una volta si rendono pericolosi e protagonisti nella Western Conference, quindi giustamente mettiamo loro due. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate come sempre mi piace, ve l'ho detto all'inizio, e fatemi sapere la vostra su tutto quello che ho detto, se mi sono dimenticato qualcosa fatemelo sapere nei commenti, mi raccomando soprattutto sui Los Angeles Lakers, e ci rivediamo domani con un nuovo video. Bella!